prendiamo il contributo ruolo della ITT Società Americana, cioè che funzione ha avuto la ITT nel colpo di Stato e soprattutto nel mettere diciamo, un orecchio all'interno della situazione non solo cilena ma anche di tutto il Sud America. Vediamo come nasce, dove opera e ci aprirà anche una finestra su quello che poi andremo a dire appunto delle interferenze esterne, ma soprattutto in un momento in cui l'America è estremamente impegnata in Vietnam e non vuole un altro Vietnam, lo scarica sulle spalle di altri. Prego. Yeah. Da Hendrix e Bereyes, ispettori della ITT in Cile, ad Harold Ginin, 17 settembre 70, personale e confidenziale. Con tutti i mezzi di cui disponiamo e usando le somme che conoscete, abbiamo cominciato a fare pressioni perché il Congresso elegga Alessandri e non Salvador Allende alla presidenza della Repubblica. Appena eletto, Alessandri darebbe le dimissioni e ci sarebbero nuove elezioni, il che permetterebbe a Frei di presentarsi senza succedere a se stesso. A questo punto Frei, come candidato di tutta la destra e del centro, dovrebbe battere Allende con estrema facilità. Oggi abbiamo avuto una buona notizia. Edward Corey, ambasciatore degli Stati Uniti a Santiago, ha avuto da Nixon mano libera per fare tutto, eccetto un'azione militare tipo San Domingo per impedire che l'elezione di Allende sia convalidata dal Congresso. ITT, International Telegraph and Telephone Company. Fondata a Cuba nel 1920 dal finanziere Sosten Ben. La prima filiale europea è in Spagna nel 1923. Segretario generale è il figlio del dittatore spagnolo Primo de Rivera. Nel 1933 la filiale tedesca dell'ITT sostiene il nazismo. Mr. Ben si gloria di essere il primo uomo d'affari americano ad aver incontrato Hitler. Direttore della filiale tedesca è Kurt von Schröder, banchiere nazista, incaricato della raccolta di fondi per la Gestapo. Poi promosso generale delle SS. La ITT in Germania, durante la Seconda Guerra Mondiale, possiede fra le altre fabbriche il 28% della fabbrica Focke-Wulfe, quella che costruisce i bombardieri del Terzo Reich. La rete telefonica e telegrafica ITT in Sud America è durante la guerra a disposizione dei tedeschi, soprattutto per la guerra nell'Atlantico, la guerra ai convogli. Oggi la stessa rete è al servizio degli americani. Inchieste segrete, sorveglianza di persone considerate sospette. Ecco, quindi vediamo come già c'è un'infiltrazione da parte degli Stati Uniti nel golpe di Stato di Salvatore Allende. Prego, professor Cesarale. Sì, il filmato ha reso ancora più evidente il discorso rispetto al quale facevamo le nostre considerazioni in precedenza. Gli Stati Uniti avevano poderosi interessi economici in Cina, poderosi interessi nel campo delle telecomunicazioni, ma anche negli altri settori economici. Prima menzionavamo il settore minerario, e questi interessi economici dovevano essere protetti con la forza, dato che Allende, il governo della Unidad Popular, stava compiendo quelle riforme economiche sulle quali ci siamo intrattenute precedentemente. Tuttavia non trascurerei, come diceva lei, professor Chasen, anche le motivazioni di politica internazionale che hanno condotto gli Stati Uniti a compiere questa stretta autoritaria, questa violenta torsione autoritaria. Gli Stati Uniti vivono una fase storica molto particolare fra il 1968 e il 1973. L'ordine bipolare è uscito dopo la Seconda Guerra Mondiale e entra in crisi, comincia a scricchiolare, non soltanto a causa della guerra in Vietnam, ma anche a causa della fine della convertibilità fra oro e dollaro sancita il 15 agosto 1971 proprio dal presidente Nixon. Nel 1973 appunto emergono numerose tensioni nei mercati internazionali a causa dello shock petrolifero, e appunto il presidente Nixon, come sappiamo, si accinge a entrare in una delle fasi più oscure della storia americana. Ricordiamoci Watergate, cioè lo scandalo
legato appunto anche alle operazioni di spionaggio interno che gli veniva compiendo in quegli anni. Quindi in qualche modo il potere americano si trova di fronte ad uno snodo storico fondamentale e reagisce ad esso con un inasprimento di metodi autoritari sia all'interno sia all'esterno. Quindi il colpo di Stato, di questo si tratta, di questo stiamo parlando, di un colpo di forza militare l'11 settembre 1973, si iscrive all'interno di questo contesto più generale, cioè di indebolimento del potere americano sulle relazioni internazionali, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico. E, precedentemente è stato toccato anche un punto importante, a mio modo di vedere, cioè perché Allende si fida di Pinochet, perché si fida degli alti dignitari dell'esercito, degli alti papaveri dell'esercito cileno. Questo è un punto fondamentale. In fondo c'è in Allende un enigma, è un enigma storico che ancora non riusciamo integralmente a sciogliere. Si tratta di una personalità complessa, perché si viene fidando di queste figure tutto sommato non direttamente legate al metodo democratico, non direttamente legate al mondo democratico, anche se non avevano compiuto quei colpi di Stato di cui soltanto in precedenza si paventava in qualche modo la possibilità. Ecco, a mio modo di vedere, questo ha a che fare con la sua profonda fiducia nei metodi, in un certo senso, di persuasione morale, di persuasione politica. Rifiuta, malgrado sia amico di Fidel Castro, non ne ascolta i consigli. Non ne ascolta i consigli, perché in quegli anni Fidel Castro, fra il 71 e il 73, lo avverte delle infiltrazioni della destra e degli interessi oligarchici americani all'interno dell'esercito. Avverte di questo fatto, ma egli non l'ascolta. Perché non ascolta Fidel Castro? Fidel Castro, con tutti i suoi difetti, naturalmente, che si possono considerare a livello storico, però aveva avuto una certa esperienza di colpi di Stato, oppure di tentativi di imporre governi autoritari nel suo paese. Pensiamo appunto all'episodio della Baia dei Porci, al tentativo appunto di ripristinare un governo che fosse più amichevole nei confronti degli interessi americani appunto nei primi anni 60. Quindi Fidel Castro aveva una certa esperienza, sulla base della stessa viene consigliando Salvador Allende dell'esistenza di pericoli e di minacce militari molto forti all'interno, e Salvador Allende non lo ascolta, continua a fidarsi di questi alti papaveri dell'esercito, di questi alti dignitari che appunto invece lo vengono tradendo. Ed è interessante, è molto importante quello che Allende dice nel suo messaggio conclusivo, emanato attraverso la sua radio poco prima che morisse, perché appunto in questo messaggio drammatico, davvero, davvero drammatico, moralmente tale per certi versi, Salvador Allende chiama il generale Mendoza in particolare un vile, un vigliacco, un codardo. Si tratta di traditori, della patria, perché hanno tradito gli interessi dei cittadini, dei lavoratori, dei contadini, degli operai, eccetera, eccetera, e constata ciò con grande disperazione, ma anche con grande coraggio, morale, perché in qualche misura tenta di lasciare alle generazioni successive il suo messaggio. Ecco, è su questo anche che bisogna ragionare. Perché non si rende conto di queste infiltrazioni, anche degli interessi esteri, degli interessi americani all'interno degli apparati dello Stato, il presidente Allende? Sì, è una buona considerazione, però quell'esercito che ha fatto il colpo di Stato era così ben organizzato che avrebbe potuto mantenere la situazione in mano, oppure poteva sfuggire di mano e quindi era necessario un appoggio di altro genere? Guardi che tra il 72 e il 73 è un anno di svolta per il governo Allende. No, mi dica i fatti. È possibile che questo esercito avesse la capacità di sovvertire il sistema al punto tale da non bloccare anche un'eventuale guerriglia all'interno del paese, perché questo era l'inizio di una guerra civile che non ci sarà. Come mai? Che non ci sarà. Ed è quello che aveva paventato, per esempio, Allende nell'ultimo discorso drammatico, no? Alla radio, sì. dal Palazzo della Moneta. Allora, nel 72 la Democrazia Cristiana Cilena in Parlamento e al Congresso fa emergere un documento in cui attacca duramente il governo Allende. Il governo Allende viene imputato di attacco alla Costituzione,
sono gli elementi della Democrazia Cristiana, come dire, quelli più avversi, no? Diciamo sì. Così, alla via socialista. Perché la questione è questa qui. Si deve transitare un paese verso il socialismo, democraticamente. È solo un folle crede che sia possibile transitare il socialismo verso in una maniera democratica. Castro aveva ragione, Castro aveva ragione quando dice ad Allende in Italia, la via rivoluzionaria. Scusi, in Italia è transitato attraverso Craxi, mi pare che non sia successo qui, una qui, quando dico socialismo intendo l'economia pianificata. Intendo la nazionalizzazione, intendo il controllo assoluto delle risorse. No, quando cosa intendo l'eliminazione del superamento della democrazia borghese. Qui no, non è il socialismo riformista italiano all'europea. Invece io domando, se uno Stato estero va in Cile o viene in Italia, si porta via le risorse al prezzo che decide lui, e ti paga quando vuole lui, e la gente muore di fame, no? Questo è stato... È preferibile invece che lo Stato dica no, mi approprio io e stabilisco una trattativa quanto costa in questo caso certo. Il rame. Allora cosa fanno gli Stati Uniti per abbattere questo giusto diritto che ha uno Stato di difendere gli interessi dei propri abitanti? Cosa fa? No, blocca le importazioni e in maniera tale che dice pagavamo poco, certo. Bene, adesso non prendete più niente. Mi scusi, dopo la lascio parlare sì. Finché vuole. Allora da questo momento voi non porterete a casa più una lira, salvo che non ci pensate su. Allora, le sembra che sia chi aveva ragione in quel momento una... un'impostazione socialista che andava contro un capitalismo esasperato perché il Cile era una colonia americana, veniva usato sì. Come una colonia, no? Oppure era preferibile che lasciare tutto no, come... ma io prima avevo detto che nessuno ama gli americani, nessuno no, ama no, no, non stiamo, scusi, gli americani, la questione sono, è questa scusi, qui, che non bisogna... Gli americani hanno portato la democrazia in Europa, basta, finito. Non bisogna, quindi, però... Gli americani hanno tutti i loro meriti, stiamo parlando del... Non bisogna. Stiamo parlando di Pinochet e stiamo parlando di Salvatore Allende, non bisogna, resti sul tema. Non bisogna far coincidere necessariamente, nazionalizzare alcune... settore dell'economia con il socialismo, che è una cosa ben diversa. Ci sono paesi in cui ci sono settori nazionalizzati, abbiamo, ma non sono noi, paesi socialisti, 63, sono cose ben diverse, mi scusi. Nel 63, e c'era anche un rischio di colpo di Stato, in Italia abbiamo nazionalizzato l'energia elettrica. Siamo un paese socialista a economia pianificata, è ben mi diversa. Scusi, no, mi scusi. Ben diverso. E il governo, allora il governo Moro aveva dei grossi problemi e l'hanno anche consigliato di dargli un taglio perché questa cosa non piaceva a un certo tipo di capitalismo. Io... Ma mi pare che l'energia elettrica dopo, sa cosa è successo? È successo che l'Italia ha avuto un boom economico perché la gente poteva accendere le lampadine a casa perché c'era l'obbligo dello Stato di portare la corrente anche nei paesi più distanti. Guardi che la maggior parte, il 30% dell'Italia non era servito dall'energia elettrica. Sì, credo che però... Allora, se la situazione è questa, io preferisco un governo certo. Che sia socialista nel senso che sta dalla parte del cittadino. Io voglio lo sviluppo del mio paese. Dopodiché tratto liberamente anche con gli Stati Uniti che comprano un sacco di rame al prezzo di mercato, non al prezzo imposto. Non credo che era quello a cui si mirava nello sviluppo della politica di quella figura gigantesca che comunque rimane Allende. Faccio notare che la nazionalizzazione del sistema bancario, la giusta nazionalizzazione di alcuni settori produttivi come appunto chi era in mano il sistema bancario? Ecco. Allora, se lei mi descriva la situazione di monopolio, non...
di monopolio del sistema bancario, per cui a un certo punto è preferibile per cambiare un paese in un periodo quasi medievale, cambiarlo e portarlo a un'evoluzione, mi dia i termini per capire. Io non voglio dire una mia preferenza, che non è il caso. No. Sto dicendo che cosa accade. Accade che a un certo punto, tra il 72 e il 73, il paese arriva a punti di inflazione che toccano il 600%. Ci sono scioperi che coinvolgono operai, minatori, che sono gli stessi, la base di riferimento di Allende. C'è un famoso cartello che mi sono visto sul sito della Biblioteca Nazionale Cilena, che è bellissimo, dice: questo è un governo di merda, ma è il nostro governo. C'è lo sciopero dei camionisti, perché il tentativo era quello di nazionalizzare che cosa? La quantità, le migliaia di piccoli padroncini che sono i camionisti cileni. No. Allora, c'è, mi scusi, se, lo sciopero, se l'economia, famose, se le casserole vuote, dire, è un paese complesso, no, c'è un'estrema polarizzazione. C'è un momento di transizione. Dove a un certo punto se viene fatto l'embargo del prodotto nazionale del paese e la gente non sa più come vivere, certo che si lamenta, ma non capisce mica l'origine. Non gli dicono che c'è stata la CIA o i servizi segreti a fare questa cosa apposta per condizionare, mi scusi, il Cile. Oggi il Cile come è messo? È un disastro. E nasce nel 73. Ricordiamo che passiamo invece a un'altra cosa che normalmente non viene raccontata, che viene scoperta da ex agenti della CIA che vanno a cercare che cosa è successo effettivamente dietro il Cile, dietro il 63 del Cile, quali mosse sono state fatte non solo dagli Stati Uniti, ma anche da altri stati. E partiamo col contributo numero 10, Pinochet e i nazisti. Che cosa ci facevano tanti nazisti in Cile? Non erano qui per andare a messa. Ma perché si addestravano? Si addestravano per espandere il loro livello di influenza e giungere fino al governo, diciamo. Mm-hmm. Uno degli obiettivi di questa rete di spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale era quello di distruggere il canale di Panama. Ecco. Allora, dietro questo Pinochet che cade dal nulla, viene eletto per errore, c'è un'organizzazione che lo appoggia, un'organizzazione che fa fuori almeno 43.000 chiamati dissidenti, elettori, che hanno eletto Salvatore Allende. Salvatore Allende ha preso delle decisioni, non sarà state le migliori del mondo, ma niente di male ha fatto. E incomincia la strage. Ecco che compaiono i nazisti, quei nazisti che sono scappati nella Rat Line, che ce n'erano due, uno passava per il Vaticano, l'altro passava per la Norvegia, e che portano in Sud America decine di migliaia, non centinaia, decine di migliaia di persone che scappano dalla Germania per reati, per strage. Parliamo che ogni anno arrivavano in Argentina circa da 3.000 a 3.500 profughi che scappavano col passaporto falso della Croce Rossa, si imbarcavano a Genova per la maggior parte, si chiamava la Rat Line e va in Sud America per organizzare il sistema, il quarto Reich. Come mai riusciamo a capirlo solo adesso? Non so se avete osservato nel contributo che tutti i dati vengono fuori dalla desegretazione di documenti della CIA. Quindi la CIA
conosceva esattamente la situazione e il signor Kissinger, che sicuramente era a conoscenza di tutto, sapeva che a evitare una guerra civile in Cina, in Cile, potevano essere soltanto i nazisti in Sud America. A parte che c'erano anche presenti negli Stati Uniti. Il presidente mi pare che fu defenestrato trovando la scusa del Watergate, che fu una barzelletta, un sistema per mandarlo fuori e lasciar perdere i dettagli, perché il signor Nixon voleva usare la bomba atomica in Vietnam, quindi siamo arrivati a livello di follia, poi ne aveva fatte delle altre. Avrei qualche dubbio su questa notizia, francamente, ma comunque... che ci siano pulsioni nazistiche in Sud America, basta leggersi quel bellissimo libro. No, stiamo parlando di... Scusi, se lei mi racconta dei fatti diversi da questo, questi sono fatti, questa è un'inchiesta ufficiale, fatta da ex agenti della CIA, dopo che è stato desegretato, sono stati finanziati per ricostruire tutta la situazione. Sì. Quello che non si dice in questo documentario è che sono... La CIA era perfettamente a conoscenza di quello che succedeva. Professor Cesarale, ci vuole darci una indicazione in questo senso? Sì, sono d'accordo con la constatazione circa l'esistenza di una linea di continuità. Naturalmente la specificazione di questa linea di continuità deve essere il frutto di un lavoro storico che si avvale anche dei nuovi documenti, dei documenti appena desegretati, e quindi questo è importante che avvenga e che gli storici lavorino sempre più intensamente su questi documenti, perché ci apportano una miniera di informazioni anche nuove rispetto a quelle di cui poteva disporre la pubblicistica durante gli anni 70, allorché questi eventi si venivano svolgendo. A proposito, tuttavia, diciamo così, di una più generale linea di continuità politica fra i metodi di sterminio del nazionalsocialismo e i metodi di eliminazione dei dissidenti e degli oppositori politici in Latino America, a me è sempre parsa particolarmente, per così dire, ma anche drammaticamente interessante, l'immagine dello Estadio Nacional di Santiago del Cile, cioè nei giorni immediatamente successivi all'11 settembre 1973, che contiene, come se fosse un grande campo di concentramento a cielo aperto, tutti i 40.000 dissidenti che le forze speciali militari di Pinochet erano riusciti a rastrellare. Ecco, quella è veramente un'immagine fotografica, ma ripeto, anche storicamente molto significativa, che dovrebbe sempre molto, molto colpirci, no? È un campo di concentramento al cielo aperto, cioè si raccolgono i dissidenti per poterli eliminare, e poi sappiamo come con l'operazione Condor questi dissidenti siano stati effettivamente eliminati attraverso i metodi più violenti, le torture più indicibili. C'è anche molta cinematografia interessante, bella, Garage Olimpo, un film che si occupa di questi temi, che appunto si è occupata di questi temi. Quindi ecco, come in termini più filosofici si potrebbe dire, filosofico-politici, c'è in qualche modo una linea di continuità fra i metodi di sterminio degli oppositori politici adoperati dal nazionalsocialismo e i metodi di eliminazione fisica degli avversari politici che sono stati utilizzati anche da una dittatura militare come quella di Pinochet. Allora, questo famoso stadio che lei parla, che fu riempito più volte e vuotato più volte, perché non fu solo una sola occasione, finì in ben 754 campi di sterminio in Cile. E allora vediamo il prossimo contributo, Pinochet e i campi di sterminio. Che fosse un caso isolato. Mi ha scioccato scoprire che non è così e che in realtà c'erano altri 754 campi. So che ti stiamo chiedendo un sacrificio enorme. Nessun problema. È ancora vivo proprio per raccontare cosa è successo, quindi è ben felice di accompagnarvi. Sei molto coraggioso. Sì.
Hector accompagna il gruppo alla prigione centrale del campo, 400 metri sotto la postazione delle mitragliatrici. Era un braccio della prigione? Sì. La filosofia nazista è stata prelevata dalla Germania e portata in Cile così com'è. Sì, solo un posto diverso, con una lingua diversa. Questo è, diciamo, gli ultimi risultati di un'indagine fatta da ex agenti della CIA che hanno, quando è stato desecretato l'archivio, naturalmente hanno preso lo spunto per poter fare un giro e controllare, verificare di persona e documentarsi di questi fatti. E allora abbiamo visto l'archivio in Cile, l'archivio ufficiale che contiene i documenti di questi fatti, che sono stati appunto desecretati dopo che Pinochet è stato mandato a spasso. È un'informazione che purtroppo ancora adesso gli storici non hanno preso in considerazione. Chiaramente Pinochet è un avvenimento che risale ormai a quasi 50 anni fa e quindi non è di attualità. Però per capire quello che è stata la politica sudamericana nell'epoca. E se poi effettivamente Fidel Castro, non per salvare tutte le sue magagne che ha fatto, e Salvatore Allende, non fossero state emarginati dagli stessi Stati Uniti, perché sia Fidel Castro che Allende vanno all'ONU e parlano all'ONU e si sono disponibili a un rapporto con gli Stati Uniti. Ma gli Stati Uniti non li vedono come a livello paritetico, ma li considerano delle colonie, no? Dove i colonizzati si sono ribellati, tipo appunto Fidel Castro e Che Guevara, e successivamente lo stesso tentativo di portare dignità come è stato fatto in America. Gli americani hanno creato una dignità economica che ancora oggi insegna, ma perché gli altri stati non lo possono fare? Non possono avere un loro percorso democratico che può essere anche contro, diciamo, l'economia statunitense. Se io ho il rame, lo vendo al prezzo di mercato, vado in borsa e dico: io ho 8 tonnellate di rame, sono il più grande produttore al mondo di rame e faccio il prezzo, né più né meno come fanno gli americani negli Stati Uniti. Ma che gli americani devono dire: no, tu lo vendi al prezzo che voglio io. Torniamo a un altro argomento, adesso passando da una parte all'altra, no? Il franco africano, è la stessa cosa. La Francia ancora adesso colonizza in questa maniera tutti i paesi nordafricani e centroafricani perché li condiziona a comprare i loro prodotti al prezzo che la Francia stabilisce. Allora, se vogliamo parlare di democrazia e di esportazione della democrazia, la esportiamo, se no facciamo lo stesso verso che faceva il buon Napoleone, che è venuto in Italia, ha fatto un disastro, ha rubato finché poteva e poi ha detto libertà e fraternità. Se posso dire allora, la mia sulla presenza di tanti nazisti naturalmente su però in mi Sud dica America, fatti concreti per cortesia. Io devo dire la verità, sull'idea di un probabile Quarto Reich in Sud America ho qualche dubbio, ma comunque perché così tanti nazisti, ex nazisti? Guardi che lo dicono ex agenti della CIA. No, ma adesso arrivo anche a... se lei ha qualcosa, delle documentazioni... Se lei mi fa che parlare... Siano, sì, no, per, se le lei chiedo, mi fa parlare, però, conoscevo... Mi dia documentazione, grazie. Conoscevo Pisagua, conoscevo Columna di Dignidad e così via, via Grimaldi... In quel luogo che è stato un mattatoio naturalmente del Cile post Allende. Ma che ci fanno i nazisti in Sud America, ma anche negli Stati Uniti? Ma hanno collaborato con la CIA, hanno collaborato con Pinochet, semplicemente sono utilizzati, grazie al loro, come dire, terribile know-how,
come in funzione sostanzialmente anticomunista per perseguitare migliaia e migliaia di oppositori, torturandoli e ammazzandoli fondamentalmente. Che poi ci sia la... insomma, fare un terzo Reich, insomma, il povero Eichmann in Argentina mica torturava, faceva, si nascondeva e basta. E poi ci sono quelli che vengono utilizzati in una funzione antibolscevica, anticomunista più esattamente, bolscevica fa molto Lenin ancora, ma allora, anticomunista, quando, questa è la funzione. Guarda, c'è un bellissimo libro di un americano su queste vicende, uscito per Bollati Boringhieri. Se vogliamo parlare di fatti di studio, non di scandalismi vaghi, oppure di robe come il film quando... Dossier Odessa, ma insomma... Scusi, ecco. La inviterò quando parleremo dei fondi nazisti che sono finiti negli Stati Uniti. Ma sì, ma, no, mi scusi. Ma certo. Dopodiché, no, mi scusi. Però da qui a creare una colonna nazista dopo il nazismo in cui si cerca di ricostruire al di là dell'Atlantico. O lei mi porta dei dati diversi dagli agenti della CIA che hanno fatto questa inchiesta, gli agenti della CIA, questi sono ex agenti della CIA che hanno fatto l'inchiesta, o lei mi porta una documentazione diversa? Guarda che in questo... Mi scusi, allora io posso accettarla, se è solo una questione di opinione, mi scusi, ma non mi guarda serve. Guarda che in questo servizio si intreccia continuamente. Io vorrei dare la parola il nazismo al signor... e la lotta ai dissidenti. Mi scusi. C'è una confusione formidabile, no, mi scusi. No, perché i campi di sterminio... Non sono campi di sterminio, sono morti milioni di... Sono morti migliaia di persone, ma non migliaia... Campi di sterminio mi pare un po' grossa anche questa idea. Beh, insomma, c'è, se in Italia ammazzassero 43.000 italiani, mi scusi, 43.000 italiani... In Cile. Direi che dove è uno sterminio. Numeri, mi scusi, dove sono questi numeri di 43? Capisco che i cileni non sono così importanti, ma, ma 43.000 sono 43.000. Adesso mi consenta di togliere la parola. Professore Cesarale, vuole concludere lei per cortesia? Sì, adesso non vorrei entrare nella controversia. No, non è controversia, i numeri sono così vaghi. Cioè, stanno confrontando due posizioni che meritano di essere ulteriormente approfondite. E, che ci sia stato però un ferocissimo sterminio degli oppositori e dei dissidenti politici, questo è un fatto storico. Ma questo non è solo la nega. Ecco, questo è un fatto storico particolarmente significativo. Chi lo nega, ci mancherebbe? È stato un mattatoio quel colpo di Stato. Ecco. È stato fatto nel quale naturalmente possiamo avanzare ipotesi differenti, ma che non possiamo negare. Ecco, Pinochet ha torturato, ha fatto torturare, ha fatto uccidere migliaia di persone e ha fatto esiliare anche decine di migliaia di persone. Non bisogna dimenticare che molti cileni sono anche riparati in Italia negli anni 70, e l'Italia, a mio modo di vedere, in quegli anni ha tenuto una posizione politica estremamente meritevole, perché ha rotto le relazioni diplomatiche con il governo autoritario, con la dittatura militare di Pinochet, e ha fatto in modo che la sua ambasciata ospitasse tantissimi dissidenti che poi appunto grazie a questo lasciapassare diplomatico sono arrivati in Italia e si sono potuti creare una vita e anche un destino. Professore, l'unico contento era Almirante alla fine, a dirla tutta. All'epoca l'unico contento del colpo di Stato furono i fascisti di Almirante. Però ci fu mi pare, una reazione corale da parte della società italiana, sia dal punto di vista sindacale, sociale, sia dal punto di vista istituzionale, e consentì questa posizione, che consentì a questa posizione di rafforzarsi, che poi è una posizione che ha avuto aspetti anche umanitari profondamente importanti, a mio modo di vedere. Ecco, su questo non dobbiamo mai far cessare la nostra attenzione. Non sarei in grado adesso di quantificare il numero di cileni che sono arrivati in Italia durante gli anni 70, ma insomma sono numeri e cifre comunque significative. Molti si rifugiarono all'ambasciata italiana, certo? Ecco, sì, stiamo parlando per esempio... Le interrompo, professor Cesarale. Ricorda una partita di tennis dove l'Italia ha vinto in Cile? La voglio descrivere. Fu un atto di coraggio dell'Italia, prego. Un atto di coraggio dell'Italia, un grande atto di coraggio, mi pare durante la Coppa Davis. La Coppa Davis. Esatto. Di Coppa Davis.
Ecco, quindi una panatta che indossò un drappo con un colore non particolarmente gradito al regime di Italia. Vorrei dimenticare qualche elemento storico. E Panatta vinse. E andò proprio per vincere, per dimostrare che la democrazia è più forte, ha la maggiore forza morale di una democrazia rispetto a una dittatura militare. Se posso concludere con una citazione di Roberto Bolaño, che è stato un grande scrittore cileno, anche lui giovanissimo viene imprigionato per alcuni giorni e poi riesce a fuggire, credo nel 73, sì, in questo bellissimo libro che si chiama Notturno cileno. C'è una definizione formidabile di tutta questa faccenda, il mattatoio umano, la violenza, perché è stato un colpo di stato di una violenza inusitata, naturalmente, no? Che ha diviso la società cilena, la spaccata. A un certo punto Bolaño dice, secondo me proprio in una maniera quasi poetica, dice che questa è una storia di acciaio e silenzio, di acciaio e silenzio, di durezza e di efferatezza, ma anche di silenzio, di segreti, di cose magari non ancora, diciamo così, venute chiaramente alla luce. Acciaio e silenzio. Questa secondo me sembra una bellissima definizione. Bene, allora questo fatto che è uscito appunto sull'intervento dei nazisti, perché Pinochet sapeva che i cileni non avrebbero mai, ne sarebbero mai prestati a fare quello che i nazisti hanno fatto ai cittadini cileni che erano dissenzienti rispetto al governo di Pinochet. Questo è il punto, i cileni sono molto più buoni. Grazie. Mi spiace come mai non ha fatto il bellissimo discorso, è veramente strepitoso, che fa Allende, no? Dal Palazzo della Moneta. Mi scusi, io però abbiamo dei tempi televisivi, grazie. Abbiamo dei tempi da rispettare. E allora chiudiamo qua questa parte dedicata alla storia, ringraziamo gli ospiti che abbiamo avuto con noi, grazie al professor Marco Chinaglia, al professor Giorgio Cesarale in collegamento e al professor Sebastiano Leotta in studio. Grazie a voi per essere stati partecipi appunto protagonisti di questa parte della trasmissione. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma non cambiate canale perché torniamo con la nostra rubrica del Memento e torneremo a parlare dei truffati delle banche e parleremo anche di polizze e depositi dormienti. A tra poco.